Dunque, ragazzi, vi spiego perché siete qui. Vostro padre, marito. Pippo, ci conosci da una vita. Marito della vedova Claudia Patricelli, deceduta il 25 giugno 2016, vi ha lasciato una eredità. In questa lettera che io ho conservato in questi ultimi anni, ci sono le ultime volontà di vostro padre. Ve la leggo. Miei cari ragazzi, se leggete questa lettera vuol dire che oramai sono morto. Muoio tra virgolette giovane. Ma devo dire che la mia vita è stata piena di sorprese. Tu, Simo, sei stata la mia spalla e il mio più grande amico in questo ultimo periodo. E tu, Gabriele, ben 10 anni non ti sei né fatto vedere né sentire. Solo con tua madre parlavi, perché diceva che non ti capivo. E a dire il vero... Avevo ragione. Esatto. Vediamo se ho capito bene. Se io voglio quello che mi spetta, devo ospitarlo a casa mia. Lui. Eh sì. Secondo te l'avrà presa bene? Sì, dai. Dai, non dirmi che non ti è piaciuto. La scena del ristorante è stata una scena bellissima. E poi lei, secondo me, recitava in modo divino. Sì, hanno rovinato il finale però. Con quelle scene fatte un po', sai. Un po' come? A cazzo di cane, ovvio. Ma magari è una scelta consapevole, no? Per mettere in risalto i personaggi. Bene, sono dibattiti. Comunque delle scene bellissime. Bellissime, frenatiche. Le gambe della protagonista, Io non sono stupido. Non ti sono mai piaciuti i film thriller, a meno che non si sparassero tra di loro. Ma uno può anche cambiare nella vita. Tu, fratello, non sono stupido. Ricordo perfettamente la tua lunga considerazione dei film porno. Almeno qualcuno li capisce i film porno. Sì, pronto? Ah, buonasera signora. E lei? Internata. Ah, capisco. Va bene signora, buonasera, buonasera. Oh, sta a posto? Sì. Chi era? Un sverso numero. Vabbè. Comunque è stato bello andare al cinema dove ci portava il babbo. Ora però andiamo a mangiare. Quei popcorn facciamo veramente schifo. Mammina? Chi è? E chi vuoi che sia, Adri? A te? Sono stato al cinema. Da solo? Io il frigo vuoto. Grazie. Ma sei solo? Meglio soli che mal accompagnati. Dai, apri, c'è tuo figlio in fin di vita. Gabriele! Ciao, ma... Quell'ascensore è ancora rotto. Diamine, pensavo l'avessi aggiustato in tutti questi anni. Ma come stai? Ma sei sicuro di essere andato a fare fortuna nel mondo? Guarda come sei magro. Ma... Sei più sofferente di... Ma che sofferente? Ascolta, sofferente o no, stavo bene dov'ero finché qualcuno... Oh, Gabriellino! Dai, vieni, accomodati! Accidenti, che trattamento! Manco fosse il principe di Savoia, eh? Vado a preparare da mangiare, eh? Allora, ti è piaciuto il film? Sì. Sì. Se vuoi, domani sera andiamo a mangiare al ristorante. Bene. Poi magari dopo il ristorante possiamo ritornare al cinema o... Gabriele, non è che se mi coccoli cambia qualcosa, eh? 10 anni non si cambiano così. Hai ragione. Facciamo anche un cornetto a mezzanotte? Oh, ma che ti ho detto prima? Ragazzi, è pronto!
Certo, è un appartamento molto piccolo questo. Anche se io non ho molte pretese, alla fine per me è comoda. Senza vostro padre è un po' vuota, ma cerco di andare avanti. Tu che mi racconti, Gabriele? Che ti racconto? Avevo aperto da poco uno studio di psicologia a Milano. Andava tutto bene finché un problema mi ha fatto chiudere. E adesso eccomi qua, il resto lo sapete. E dove dormi stanotte? Il bambino mi ha fatto una sorpresa. Dormirà con me stanotte e anche altri giorni, eh? Ma poi quando te prendi l'eredità, noi... Simone, ma che si tratta così tuo fratello? Mamma, sei scema? Vuoi scommettere che dormi qualche notte sul divano, te? Quella è casa mia, faccio come voglio. Posso dormire sul divano, sì sì, poi è comodo, insomma. Che si fa, si mangia? Ve le siete lavate le mani? Possiamo? Ora? No, scusa, non ti me le dai prima, scusa, Certo, sono proprio belli, Secondo te starà bene lassù?